Oggi documentiamo la giornata di un insegnante precario che non riceve lo stipendio. Io sono Andrea, faccio il maestro di scuola elementare. Io ho un contratto da settembre, ho cominciato il 16 settembre a lavorare in una scuola primaria di Bologna con un contratto che va fino al 23 dicembre. Sono molto contento di essere lì perché è la stessa classe con cui ho lavorato l'anno scorso, solo che lo Stato non mi ha ancora pagato lo stipendio. Oggi è il 25 di novembre 2015 e quindi adesso entro proprio in spesa zero, modalità spesa zero, forse un po' tardi, avrei dovuto muovermi prima, però cominciamo andando al lavoro a piedi. Ho contattato la pubblica amministrazione, mi hanno detto di ricontattarli a fine mese, cioè non mi hanno detto che lo stipendio verrà pagato a fine mese, mi hanno detto di ricontattarli. Sono le 4:40 del pomeriggio, 4:15 ormai, ho finito di fare lezione a scuola con i miei ragazzi e adesso sto andando a un corso di formazione, cioè un incontro con il professor Sabatini, un illustre studioso di grammatica, di lingua, di insegnamento della lingua italiana, che si occupa di grammatica valenziale. L'incontro inizia alle 5:30, arriverò quando possibile. È calata la notte ormai, sono le 5:05, sono quasi a Porta Saragozza. Sono le 5:25 e sono arrivato allo stadio. Pensate, non sono in mezzo a quel traffico. Eh? Che bello camminare. Le scuole d'Ozza. Sono le 5:15. Adesso devo solo capire dov'è l'aula magna e avrò perso pochissimo della conferenza. Gloria consiste nel tenere separate due vocali che sono nella lingua d'Ozza. Una. Interessante, io adesso continuo a muovermi a piedi e a tornare verso casa. Dovrò affrontare il centro di Bologna, passarlo e arrivare poi verso via Murri e finalmente potrò mangiare, forse verso le 8:30, 9, insomma quando arrivo. Non posso certo fermarmi a prendere qualcosa per strada, che non ho più un soldo. Bene, bene, avevo voglia di dimagrire.